Buonasera amici, allora sono qui in bagno, ho già chiuso tutto perché il tempo è bello, ma spesso vengono dei temporali improvvisi e quindi ho chiuso tutto e ci sono le tenebre anche se in realtà è giorno. Sto per uscire per andare al lavoro, questo è un altro vloggino perché non ho tantissimi contenuti, è caldo, non ho neanche tantissima voglia di uscire, non sto facendo gite, nient'altro, le cose che sto pubblicando su Instagram sono cose che ho già fatto tipo un mesetto fa. E quindi adesso così a volte mi annoio un po' durante il giorno, mentre aspetto di andare al lavoro, oppure quando sono a casa, sono proprio un po' così sottotono con questo caldo, mi sento debole e vi voglio fare un vloghino appunto delle cosine che faccio in questi giorni, che sono sempre le stesse alla fine, però giusto per tenerci un po' di compagnia e poi vi metto anche come sempre nei vlog i video dei prodotti terminati. Seguitemi sempre su Instagram, il link che vi lascio giù nell'info box. Io sono pronta, non sono in divisa, sono praticamente quasi mezza nuda perché devo andare a lavoro in bici e non voglio collassare. Una volta arrivata a lavoro mi cambierò e mi metterò la divisa. Invece l'inverno, quando fa più fresco, vado direttamente in divisa o con una maglia diversa e poi mi cambio solo la maglia. Quindi ci vediamo nelle prossime clip, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina di interessante. Oggi mi sono truccata anche se fa caldissimo, ma volevo comunque avere un aspetto abbastanza decente perché gli ultimi giorni non sono neanche riuscita a truccarmi. Ecco raga, sono riuscita a venire un pochino in spiaggia. Che bello camminare sulla sabbia. Qua siamo a Cortellazzo, vicino a Jesolo, e a me piace di più questa zona perché è più tranquilla rispetto a Jesolo. Guardate che bello, l'acqua non è male, non è certo l'acqua dei mari del sud, però dai, non ci lamentiamo. E ringrazio mio marito che ha voluto dedicare appunto questa giornata a me e a noi, insomma, e alla spiaggia. Eccomi. Vi faccio anche mezzo video, anch'io. Non sono presa bene, oggi non è che mi sono sistemata, ho voluto passare solo il relax e a stare bene, insomma, quindi non mi sono apparecchiata per niente. Vedete, anche qua ci sono i pesci, solo che si vede male perché sto zoomando parecchio, non riesco ad andare più avanti se no cado dagli scogli. Vedete? Allora, questo è un altro giorno, sono qui al mare, un giorno diverso da quello che vi ho fatto il video, insomma, quello che vedete prima. Siamo andati appena adesso a fare aperitivo per quel portafogli in mano ed è sera e siamo qua in spiaggia e siamo venuti al pomeriggio dopo il lavoro. Ho lavorato fino alle 2 circa e insomma in un'oretta eravamo qua, anche meno perché c'è poco traffico a quell'ora. E sono molto contenta, nel giro di una settimana siamo riusciti a venire 2 giorni in spiaggia. Guardate che bello, si vede la luna. È sera, si è svuotato tutto, tra poco andiamo via anche noi, ci siamo fatti un ultimo bagno. Non penso ricapiterà a breve di riuscire ad andare 2 giorni in spiaggia nel giro di una settimana, penso sia un evento più unico che raro, però me la godo intanto. Vado dall'estetista perché ho una ricrescita assurda, sono più di 4 settimane che non vado e quindi devo andare. Devo dire che hanno tenuto no bene di più perché sono ancora perfette. Se non fosse per la ricrescita sarebbero veramente perfette. E niente, non so, penso la voglia di fare un Katai. Vediamo. I piedi sono veramente vergognose. Cioè, è tipo 2 mesi che non vado, sì, 2 mesi, quindi sono molto molto vergognose e oggi mi farò anche quelle, faccio mani e piedi, così mi tolgo questa indecenza. Allora vi mostro un altro po' di cosine terminate, che così poi le butto via. Roberto Cavalli, profumo classico, il colore arancione, molto molto buono. Fate conto sull'orientaleggiante, quindi sì, orientale, buono, mi è piaciuto. È già la terza volta che lo riprendo perché lo trovo in offerta da Tigotà. In questo caso l'avevo preso da DM in Austria in offerta. Poi questi due
bagno schiuma che ho trovato sui giornali della Rituals, bagno schiuma tipo bomboletta spray, ma niente di che, sinceramente pensavo meglio. L'odore sì, buono, però dura poco sulla pelle e poi non fanno schiuma, cioè esce proprio un liquido dalla bomboletta simile al gel, di certo non fa schiuma e quindi anche no. E poi questo qua ottimo veramente, che ricorda il Poison di Balea e si chiama Glow. Vabbè, comunque questo qua, ok, guardatelo, è lui e somiglia molto al Plantique Poison. Allora, ho terminato questa nuova linea della Gliss Aqua Revive, che praticamente promette di idratare in profondità i capelli. Non vale niente, niente, non idrata niente. I miei capelli, ok, che sono proprio secchi secchi, però questo qua peggiora ancora di più il capello. Assolutamente no, infatti ho finito anche questa maschera Pantene alla cheratina perché poi andavo a potenziare e a riparare con questa, perché questa è l'unica maschera che mi idrata veramente i capelli, l'unica. Le ho provate tantissime, non c'è niente da fare, ne proverò ancora perché comunque sono curiosa di provare nuovi prodotti, ma lei rimane sempre la migliore. Allora, siamo nel mio sgabuzzino e ho terminato questa candela che non so di che marca sia, ma era veramente super super profumata. Me l'hanno regalata per Natale, Mexican Orange Blossom e candela, ma non so che marca, che roba, qua c'è scritto qualcosa. Comunque è made in China, è buonissima, non pensavo che una candelina così potesse fare un profumo del genere. Se la ritrovo la ricompro. Poi questo sapone Fresh and Clean ci tengo molto a consigliarvelo perché è uno dei Fresh and Clean più profumati che abbia mai usato. Questo proprio profuma un sacco di agrumi e vi rimane il profumo agrumato nelle mani per un sacco di tempo. Gli altri svaniscono dopo tipo 10 secondi, questo qua vi rimane per almeno mezz'ora. Ottimo. Allora, raga, 1, 2, 3, 4, 5, altri 6 prodotti terminati. Ho terminato un altro di questo spray alla cheratina che vendono da Action. Per quello che costa, fa un ottimo lavoro e quando tornerò da Action ne prenderò ancora perché è buono, costa poco e fa i capelli belli morbidi e lucidi. Poi questo, detergente Nivea per il viso con acido salicilico e niacinamide, vabbè, detterge in profondità e libera i pori, combatte efficacemente le imperfezioni. Cioè, mi sono trovata veramente veramente bene. La pelle era molto uniforme, anche il colorito, liscia, luminosa. Ottimo questo prodotto, sicuramente lo ricomprerò. Poi questo bagnoschiuma di Barbie mi ha stupito perché ha un profumo veramente buono che ricorda un profumo famoso che però adesso purtroppo non riesco ad individuare. Ero lì in doccia che pensavo e ripensavo che profumo potesse essere, ma non mi ricordo. Però il profumo rimane tantissimo sulla pelle anche dopo esserci lavate per 2-3 ore, sicuramente lo sento addosso, quindi è ottimo e l'ho ricomprato. Poi ho finito e tagliato perché le creme le taglio questa crema di Boss, del profumo Boss Alive. L'avevo trovata su un calendario dell'avvento e quindi l'ho voluta finire perché era da un po' che ce l'avevo. È buona, ha veramente un buon profumo che rimane su tutto il corpo e anche se non vi mettete poi un profumo, basta questa. D'estate è molto molto fastidioso dover mettere le creme e idratare la pelle, però è importante almeno per me perché con il sole mi si secca tantissimo la pelle, per cui questi prodotti, sia creme che dopo sole, mi servono parecchio, anche se sono davvero fastidiosi da applicare. Poi questa maschera di Primark ne avevo prese tante a questo prezzo qua, 55 centesimi, però erano delle maschere così semplici. Questa qua, tra tutte, se la trovate ancora, non lo so perché l'avevano messa a questo prezzo, quindi probabilmente è finita o hanno cambiato formulazione, hanno cambiato confezione, non lo so, ma se la trovate questa qua prendetela perché è super 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 idratante, idrata tantissimo la pelle, vi ritrovate la pelle super morbida e luminosa.
Cioè, se io sapevo che era così buona, ne prendevo tipo 10 o 20 o tutte quelle che c'erano fuori, ma ho preso un po' a caso e devo dire che comunque le altre sì, buonine, ma questa qua è quella veramente più valida di tutti, quindi mi devo ricordare e prenderla poi se la troverò. Poi questo olio, Fable & Main, che appunto ho comprato circa un mese e mezzo, 2 mesi fa, l'ho già terminato. Devo dire che all'inizio mi piaceva di più, mi faceva i capelli abbastanza morbidi e dopo, continuando con l'applicazione, purtroppo i miei capelli si sono seccati. Il profumo è ottimo, per carità, niente da dire. Non lo so, all'inizio, ripeto, mi faceva dei capelli belli, dopo man mano sempre più secchi, secchi, secchi. Allora, i miei capelli hanno dei problemi perché ultimamente sono secchi, cioè neanche con l'olio, proprio l'olio puro, riesco a volte a farli diventare meglio, quindi per carità. Però, insomma, se devo andare a ricomprarlo, non lo ricompro e ne ho appunto usato metà. Per metterlo sui capelli asciutti oppure da bagnati prima di asciugare i capelli e l'altra metà, siccome non mi faceva più un bel effetto, l'ho utilizzato come impacco pre-shampoo. Ecco tutto qua. Bene, ecco gli ultimi prodottini finiti. Ecco raga, sono di nuovo in spiaggia. L'acqua non è bella limpida come l'altro giorno, però comunque si sta bene. È sera adesso e ho rifatto le unghie finalmente. Mi sono fatta fare questa forma ballerina, sono tutte mie e dove vado adesso durano un sacco. Per il momento, tipo, era da più di 4 settimane che non andavo, erano ancora perfette a parte la ricrescita. E comunque ho fatto questo colore olografico che chi mi segue sa che io vado matta per l'olografico perché anche gli eyeliner, l'ultimo eyeliner che ho comprato è molto simile a questo colore delle unghie. E quindi poi userò spesso questo qua e poi ho fatto anche quelle dei piedi ovviamente uguali. Eccoli qua, finalmente le unghie dei piedi senza ricrescita. Eccole. E sono appunto uguali a quelle delle mani. Faccio vedere questi altri 3 prodotti e poi vi saluto e vi lascio al prossimo video. Questa è la fine del vlog. Ho finito in questi giorni al mare questo Leo Crema acqua solare abbronzante e devo dire che funziona, un ottimo profumo e aiuta a accelerare l'abbronzatura. Poi queste qua che sono tipo una maschera per le natiche, vabbè, è totalmente inutile, è carina da vedere, ma totalmente inutile, cioè non fa niente, praticamente è come appiccicarsi una maschera a viso nelle natiche. L'avevo presa solo per avere la spedizione gratuita perché mi mancava poco su Zalando e quindi niente, abbastanza inutile comunque, non prendetela. E poi questa qua che ho preso da DM con questo simpatico porcellino che è molto imbevuta di collagene. Veramente ha tantissimo collagene dentro, tutta bianca, e si sente proprio che penetra in profondità, lascia una pelle veramente idratata e rinnovata. Prendetela.